l'altra volta quando vi ho parlato della nuova serie 7 e vi ho detto che mi dava una sensazione di compattezza, mi avete un po' preso in giro perché avete detto giustamente, eh sì, compatta, 5,100 metri. E adesso? Adesso c'è anche il 12 cilindri da 6,6 litri. Però andiamo con gradi. Allora, intanto è la prima M della serie 7, cioè nasce M Performance. Ovviamente tutto è calibrato, infatti il diametro dei dischi freni è aumentato e questo mi permette di farvi capire il perché si aumenta il raggio dei cerchi. Qui il cerchio è un 20 pollici per farci stare i freni più grandi. Mettere dei cerchi con un numero di pollici elevato solo per moda e poi rimangono i freni piccoli come fanno alcuni è veramente ridicolo. Qua no. Ma adesso andiamo a parlare della novità di questa serie 7, del motore. Solito doppio clic sulla leva per aprire il cofano senza dover, come un rabdomante, andare a cercare la leva di disincaglio. Ed eccolo qua il 12 cilindri. Peccato che con questo cover non si veda niente. Peccato perché BMW dice che è il solito Twin Power Turbo. Con questa parola ormai copre tutto. In realtà qui di turbo gruppi ce ne sono due e sono all'interno del V. Il V è il solito 60 gradi, che è l'angolo perfetto per i 12 cilindri. Come mai un 12 cilindri sulla serie 7? Abbiamo visto che la serie 7 ha un comfort eccezionale e se uno vuole a questo punto il massimo del comfort dal motore, la soluzione è questa, 12 cilindri. Quando gira qui ci potete mettere sopra una moneta in piedi, non cade, perché è l'unico motore assolutamente equilibrato sia per le alterne sia per le coppie, per tutto. 6600 centimetri cubici, 600 cavalli, 800 newton metro, ce ne sono, E ovviamente con queste potenze 4 ruote motrici, che è di serie per quanto riguarda le 7, e 4 ruote sterzanti, che non è così banale. Tutto il sistema delle sospensioni ovviamente qui è di serie, con 4 ruote sterzanti, molle pneumatiche, controllo degli ammortizzatori, tutte le cose che abbiamo visto sulla prova che abbiamo fatto insieme della serie 7. Allora, adesso che cosa ne dite? È esagerata? Secondo me esageratissima, una vera M.